feste, come del resto tutti i nostri eventi, perché stava andando abbastanza bene, e abbiamo deciso prima del decreto sospende. di annullare in estremis sabato sera, sabato notte, bar domenica mattina. Tant'è che, anticipando un po' le decisioni, perché effettivamente non era, componendo dei gruppi numerosi, o comunque almeno dai 20 alle 40 persone, era abbastanza problematico riuscire a fare questo tipo di eventi, questo tipo di eventi che facciamo. È un peccato perché comunque erano tutti molto interessanti. Ho visto che avevate programmato anche passeggiata nel Mandorleto. Sì, infatti era l'evento dopo il decreto, quello abbastanza più restrittivo. Anche quello aveva avuto molto successo, perché abbiamo notato che le fioriture sono un argomento molto, molto, molto seguito, molto caldo, perché insomma la fioritura è una cosa abbastanza bella da vedere, appariscente, sulla quale poi si può costruire tutto un discorso, anche perché quella volta lì dovevamo partire da Mosmenso, che ha comunque una parte storica abbastanza importante. Dovevamo andare poi alla Galaverna, Sì. che mi pare che sia uno degli argomenti delle prossime Sì, dirette che lunedì. farete voi con Alano. Esatto, e avevamo tra l'altro azzeccato perfettamente la fioritura dei mandorli. Però tu pensa che la notte stessa, no, la notte prima aveva pure fatto una nevicata tardiva, È vero. nel senso che esatto, c'è stato molto caldo prima, poi ha fatto una nevicata che ha battuto la fioritura, quindi sarebbe stato abbastanza, non dico un disastro, ma abbastanza denigrante il fatto di fare questa escursione nonostante avessimo tantissime persone, perché comunque noi dipendiamo dalla natura, ecco. Organizziamo degli eventi enogastronomici naturalistici, e naturalistico comunque nella maggior parte dei casi, soprattutto nella parte primaverile autunnale, è abbastanza, come dire, predominante. Se piove, il discorso Esatto. non si può fare, perché anche se c'è se ci fosse stata una giornata molto piovosa il giorno prima, non potevamo farla, perché insomma camminando nel No. fango non è molto piacevole. Però è un Anche se peccato. abbiamo spesso delle alternative, anche se abbiamo spesso delle alternative su asfalto, comunque insomma, Speriamo va bene. che possiamo recuperarle più avanti. Allora, sì, no, dunque, noi con il nostro programma abbiamo già in mente di riprogrammarlo, però noi riprogrammeremo il nostro programma da quando siamo sicuri di poter Eh beh sì, che ne sa qua. fare delle uscite, ecco, di poter fare delle uscite. Qualcuno Noi ti pensiamo alla scuola. presenta che spera per la lavanda. Non si sa, non possiamo dire nulla, guarda, non possiamo fare programmi, perché alla fine ci atteniamo alle regole. E quindi non possiamo dire nulla, anche perché insomma, io mi occupo della parte social, anche perché sono apparso io adesso a parlare sul discorso social, poi magari dopo ti colleghi con Mirella, che è il presidente, che è l'anima un po' Va dell'associazione, bene. e fai due chiacchiere anche con lei, decidi te il quantitativo di minuti. Però il discorso è che proprio non possiamo fare programmi. Noi non facciamo neanche annunci sui social, perché non ci sentiamo un numero uno, non possiamo dire faremo questo in quella data là. Ci sono tante persone che lo fanno, ma non mi sembra una buona cosa, nel senso non bisogna dare false aspettative, bisogna attenersi alle regole e Esattamente. basta. E lavorare, noi stiamo, io e Mirella stiamo lavorando in maniera privata per poter migliorare da quando si potrà farlo. Non Speriamo possiamo dare una data per lui. nell'autunno. Ti commentano, speriamo nell'autunno. Non sta, ecco, non Incrociamo stavo le guardando. dita. L'autunno è molto interessante, cavolo, c'è tutte le sagre di paese, ogni stagione è molto. Ecco, Giorgia, vedi, con Giorgia, che saluto, per esempio, Giorgia qua, dovevamo fare un bellissimo
E lo faremo, che dovevamo fare, lo faremo un bellissimo laboratorio sul Brasedé di Schizzola. Ah. Giorgia ha per esempio un bellissimo bed and breakfast appena dopo Schizzola e ci stavamo già mettendo in moto per organizzare. Guarda, c'ho il computer davanti a giugno, no, aspetta, luglio, un laboratorio su come si fa il Che Brasedé. bello. Ecco. Sì, avevamo quest'anno 13 anni che facciamo questo tipo di iniziative e ogni anno cerchiamo di aggiungere Ecco, quindi esperienze, ti eventi, faccio la prima esperienze di università. domanda. Com'è nata Calix e come mai il nome Calix? Allora, ho sentito talmente tante volte Mirella che adesso te lo dico io. Allora, Calix deriva dal nome Calice, perché se si guarda il logo qua è una sorta di Y che va un po' a ricordare l'Oltre Papavese. L'Oltre Papavese a nord è Vero. limitato dal Così. ponte e poi è una sorta di esatto. Calix, quindi calice, perché l'associazione è nata grazie all'idea di Mirella Speirani e Graziana Cartasegna 13 anni fa, in cui organizzavano degli eventi enogastronomici non naturalistici e cena in condelitto. Di conseguenza il vino era un po' il discorso portante. Poi 3-4 anni dopo, un nostro amico in comune, che è Mario Maffi, che tutti conosciamo, ci ha messo in contatto perché io mi sono laureato in ecoturismo, quindi mi sono formato dopo il Gallini con Università di Pavia, Scienze Naturali con una branca che si chiama Ecoturismo, mi sono formato come guida naturalistica. E allora mi era venuto un attimo l'idea di fare, essendo un golosone, già di fare degli eventi naturalistici in cui c'era comunque sempre da bere un bicchiere, a tagliare una fetta di salame. Quindi è da qui che esce Mario. il gastrotrekking, in pratica. Esatto, ma sì, diciamo che il gastrotrekking è un'ultima cosa che è nata. Un paio d'anni fa, però in realtà il minimo comune denominatore è la passeggiata naturalistica in cui io spiego gli aspetti naturalistici. Mirella, che ha una grandissima cultura di enogastronomia e di storia, aggiunge quella parte di esperienza e poi immancabilmente bisogna andare a degustare il prodotto tipico, perché il prodotto tipico alla fine è il fulcro del pensiero da cui partiamo a organizzare degli eventi. Infatti, per questa diretta ho detto si scoprirà l'unione appunto dell'escursionismo in sé, nella natura, la storia e il piacere dei sapori, che oltretutto il nostro territorio ne è ricco, visto che adesso si è collegato Paolo di Torrazzetta, lui ne sa qualcosa. Esatto. E tu pensa che proprio da lui, il 25 aprile, avremmo organizzato, sarebbe stata una tappa del wine trekking. Insomma, secondo me dobbiamo un attimo tenere duro, perché alla fine, anche se passerà un anno del cavolo, l'anno prossimo sarà, ciao Paolo, sarà un anno molto di rivincita, nel senso che se adesso siamo in casa, l'anno prossimo saremo fuori 2 volte. Ecco. Saremo veramente molto attivi. Non bisogna arrendersi, si recupererà. La voglia. E quindi per i sapori, con quali aziende collaborate? Avete sempre una collaborazione per ogni evento che fate? Allora, le nostre collaborazioni sono sempre con aziende locali, che sia dell'Oltre Papavese, perché ci tengo a specificare questa cosa. Noi, avendo la sede a Salice Termico di Asco, al confine fra Lombardia e Piemonte, facciamo riferimento a produttori e come zona comunque sia Oltre Papavese ma anche quelli tortonesi. Quindi siamo veramente nella terra di mezzo, nel senso che noi organizziamo eventi che vanno dalla Val d'Aversa e arrivano fino al Val Borbera. La Val Borbera, per esempio, avremmo avuto magari a giugno, non lo so,
non dico niente, hanno avuto la quarta edizione di A Spasso col Gregge. Ah, Spasso col sì. Gregge, facciamo una bellissima passeggiata con le pecore che poi danno il latte per produrre il Montevore, che è Presidio Slow Food. Partendo sempre comunque dalla Val Borbera, arriviamo anche a Costa Vescovato, terra di Sarizzola. Terra di Sarizzola è un grandissimo produttore di Timorasso e di altri vini, anche di salami, ha un allevamento allo Stato Brado interessantissimo. E poi comunque Colli Tortonesi, zona del Timorasso, zona di Pellizza del Volpedo, e niente. E comunque tutti i produttori che riteniamo essere onesti e validi, beh, vengono presi in considerazione. Purtroppo ci siamo resi conto dopo 13 anni di avere una grandissima lista di eventi, nel senso che non abbiamo una grande lista di eventi, ma non possiamo non li chiamiamo buttare fuori, non possiamo organizzarne molti a poca distanza di tempo, molto vicino, perché noi abbiamo un bacino di utenze che si basa sul milanese, pavese, genovese, torinese, lodi, bergamasco no, ma insomma le persone arrivano da fuori, quindi non possiamo permetterci da un mese all'altro di organizzare degli eventi con protagonisti produttori vicini. Ecco, Ah, ok. perché se qualcuno arriva da fuori, si appassiona alle nostre iniziative, non può il mese dopo dire: ah, ma cavolo, in quell'azienda ci sono stato il mese scorso. Dobbiamo un attimo, Variare. essendo un altro paese, con i tortonesi, non sembra, ma sono 5-6 valli, eh. Non possiamo, non dico andare a turno. Ecco, quindi comunque tutti i produttori sono, non dico presi in considerazione, però sono considerati, ecco. Ah, avevo Non... visto infatti quando siete andati alle grotte di San Ponzo, che c'era la degustazione del salame e del vino, se non ricordo male. Ma a San Ponzo, diciamo che la storia di San Ponzo è questa. San Ponzo è un evento che veramente era arrivato al decimo episodio, diciamo così. Partivamo da San Ponzo con la visita al borgo e la chiesa, andavamo da Lino Verardo, che tutti conosciamo, a comprare il formaggio, e poi sostavamo alle grotte, dopo la visita alle grotte, per un picnic a base di formaggio e il famoso uovo di San Ponzo. Il problema è che sempre col discorso di roteare gli eventi, San Ponzo l'abbiamo praticamente reinventato, quindi ci siamo inventati questo gastro trekking. A tanti non è piaciuto il nome gastro trekking, però alla fine Direi che ci sta come nome, perché ha comunque avuto abbastanza successo. unisce due cose essenziali che rappresentano ciò che fate, quindi secondo me è azzeccatissimo. Sì. Allora, questo gastro trekking praticamente l'abbiamo modificato saltando la visita storica al borgo di San Ponzo, che è bellissimo, e abbiamo allungato il percorso arrivando sul Guardamonte. Guardamonte, dove c'è il scusa, cade il monte, Cadelmonte, mi confondo, cade il monte, dove si lanciano col paracadute. che c'è poi l'osservatorio. Esatto, lì stendiamo la tovaglia, tagliamo il nostro formaggio. Ecco, per esempio, se noi non andiamo a visitare un caseificio, un posto in cui fanno salami, qualsiasi prodotto, un agriturismo, un allevamento, insomma, noi comunque i prodotti li compriamo sempre dai produttori, perché sul nostro, immagina, grasso trek, arriviamo su, stendiamo la tovaglia, stendiamo il tavolo. E prima che la gente cominci a degustare, c'è comunque sempre la premessa, perché noi comunque diciamo sempre da chi arriva, chi fa il salame, chi fa il formaggio, chi fa il pane, Quindi chi non fa il sempre è vino, chi presente fa... il produttore.
Non sempre, non sempre. Diciamo che nella metà dei casi il produttore è presente e sono degli eventi che hanno un numero abbastanza limitato di persone, nel senso che se a 20-25 persone noi chiudiamo perché rientra un po' del discorso di degustazione e dimostrazione. Quando riusciamo a avere a fare un grasso trekking come a Guardamonti, in cui abbiamo dei sentieri abbastanza larghi e organizzarci in maniera tale da reperire i prodotti e proporli a metà percorso con questa degustazione, non sempre è presente. Noi li invitiamo, spesso vengono, ma comunque non sono presenti. Comunque i loro prodotti sono presenti e se lo ricordano molto bene, anche perché abbiamo tantissime persone che dopo averli fatto assaggiare i prodotti vanno direttamente in contatto tramite i bigliettini che gli diamo. Quindi insomma è una sinergia che si crea tra un turismo lento, se si può definire così, e la collaborazione con i produttori locali. Quindi una sinergia per far conoscere il territorio quasi a 360 gradi, perché in più c'è anche la storia. Sì, no, 360 gradi, diciamo 320, perché gli altri 40 gradi sarebbe bello farli fermare, fare il weekend, no? 360 gradi in giornata, però sarebbe molto, molto importante anche comprendere le terme e comprendere le strutture come bed and breakfast. Esatto. Noi non possiamo farlo, noi non possiamo farlo, però se qualcuno privatamente ce lo dice, noi indichiamo Quindi qualcuno. creare escursioni di più giorni, di un weekend. Ma no, diciamo che passo per passo, noi diciamo che organizziamo degli eventi, noi siamo nati facendo degli eventi vabbè, con me Mirella, la domenica. Spesso adesso abbiamo capito che venerdì sera, sabato sera sono dei momenti in cui puoi sfruttare, perché la domenica spesso in famiglia hai delle necessità, hai il figlio che va a giocare a calcio, hai il pranzo della domenica con i tuoi di una certa età, hai tante cose per le quali non puoi venire a fare un'escursione. E quindi anche sabato sera, sabato pomeriggio o anche venerdì sera è una buona occasione per poter partecipare. Però, Vedo insomma, tra non. tra i vostri eventi che avevate programmato per il 25 aprile il wine trekking delle Ville Torrazzesi. Sì. Quindi includete anche ville d'epoca. Allora, questo lo chiedi dopo a Mirella. Infatti, Non l'ha mai perché è un collegata a evento, proposito. ma secondo me, no, ma è collegato, secondo me. È che magari Mirella, se ci sei, batto un colpo. Scrivi qualcosa. No, allora, il 25 aprile sì, io tendo alle feste, stare un attimo a casa perché comunque ho un altro lavoro e quindi non alle feste mi riposo un po'. Comunque, wine trekking di Trozza Cossa, sì, faceva, eccola, ha fatto il dito. Diciamo che sì, wine trekking sì, è un'idea molto, molto quotata che col tempo alla fine Mirella ha detto sabato 25 aprile lo facciamo e l'ha fatto, perché comprendeva, adesso se non mi ricordo male, poi io chiedi direttamente a lei, vedeva la Torrazzetta e anche Pastore Vini, Ah. quindi la zona è quella, la Torrazzetta e Torrazza Coste, e comprendeva anche Ricca Gioia, infatti il consorzio ci aveva dato il Per visitare la permesso, vita. e esatto, sarebbe stato proprio un. E in più era in concomitanza, poi Mirella ti darà conferma, l'evento del Palio dell'Agnolotto che Sì, si teneva vero. il 24-25, esatto, Sì. saremmo entrati in quella Che organizzazione. infatti doveva essere quest'anno non più a oddio, a Esatto, Calcababbio, ma doveva essere lì alla Torrazzetta. Peccato. esatto. Ma vabbè, peccato, insomma, rifacciamo. Non molliamo, ecco, anche perché wine trekking
Ti scrivevano, organizzando il weekend dareste più spazio e più attivi a più attività. Sì, ho letto, è vero. Infatti noi diciamo che da gennaio a marzo organizziamo la domenica. Da aprile, maggio, cominciamo a fare una sorta di, anzi, fai da gennaio ad aprile, organizziamo solamente le domeniche. Da maggio, giugno, quando comincia a incrementare il caldo, organizziamo anche il sabato. Quindi, organizzando i sabati, si dà più, diciamo, più opportunità alle persone che arrivano da lontano, la scusa di arrivare in una bella location, degustare dei buoni vini, fare una buona degustazione, quindi non prendere la macchina per tornare lontano e quindi dare spazio all'organizzazione di un weekend, ecco. Anche perché adesso il weekend, per la maggior parte dei casi, ognuno se lo organizza per i cavoli suoi, no? Quindi, Io lavorando insomma. di domenica non sono ancora riuscita, però spero di farcela. So anche chi portare con me. Venerdì e sabato non hai scusa. Anche. Allora, adesso come facciamo a collegare Mirella? Ma non lo so, nel senso che io potrei mettere giù e Mirella ti chiede di collegarsi. Sì, possiamo fare così, Giusto? perché infatti io non posso Lo cliccare rimetto giù. nient'altro. Esatto, lo rimetto giù, saluto tutti, ciao, ci Ciao vediamo alle nostre Andrea, prossime grazie. iniziative. Al presidente Mirella. Ciao, grazie. Ciao. Bene, adesso colleghiamo Mirella. Dovrebbe arrivare. Eccola. Ciao. Ciao e benvenuta. Ciao, grazie. Andrea è stato così bravo che, insomma, è abbastanza superflua la mia presenza. Dai. Ho tenuto le domande di storia per Va te. bene, va bene, va bene. No, riguardo, volevo un attimo ricollegarmi all'ultimo punto, quello del wine tracking. Era un progetto su cui puntavamo molto perché, come diceva appunto Andrea, cerchiamo da qualche anno non tanto di organizzare pacchetti perché non siamo tour operator e non lo possiamo fare, però di allungare il periodo di proposta per soggiorno qui in Oltrepò, quindi proponendo in stagione estiva attività anche al sabato, oltre che alla domenica, quando non fa ancora tanto caldo, in modo da spingere le persone a rimanere, a pernottare qui in Oltrepò, che insomma è il salto che vorremmo cercare di fare anche per aiutare un po' e fare rete appunto con gli altri operatori turistici. Anche perché il nostro territorio comunque ha talmente tanti lati positivi che non c'è bisogno magari di andare lontano. Esatto, no, no, Abbiamo tante infatti. cose qui da valorizzare e fare conoscere. Certo. No, questo sicuramente, appunto, nella stagione, magari quando non c'è ancora la spinta verso il mare, il fatto di venire a fare un bel weekend qui in Oltrepò, magari partecipando a una delle nostre attività e poi tenendosi un giorno libero, perché poi, cioè, è bello anche avere una giornata da organizzarsi liberamente, però perlomeno per una persona che non conosce il territorio, che magari non è riuscita a reperire delle informazioni per fare qualcosa di particolare o perché vuole visitare una struttura che sarebbe altrimenti chiusa al di fuori di attività di Esatto. gruppo, niente, noi diamo il nostro contributo perché è vero che appunto essendo il nostro territorio non un territorio prettamente turistico, non è ancora organizzato per il turismo individuale, nel senso che se uno gira per conto proprio non riesce a vedere tutte le cose che Esatto. riesce a vedere con attività di gruppo organizzate come facciamo noi e altre associazioni, ecco. Ti E quindi chiedono se per partecipare è necessario essere soci.
Allora, sì, noi richiediamo la tessera associativa, però la tessera associativa può essere ottenuta il giorno stesso dell'uscita e di solito noi la inglobiamo nella quota di partecipazione, nel senso che una parte della quota di partecipazione viene destinata a quota associativa annuale, quindi insomma quello non è un problema. È per questioni assicurative, ecco, che chiediamo questa cosa. Abbiamo scelto di non fare un'attività economica, ma appunto di dedicarci solo ai nostri soci, quindi non lavoriamo per terzi, lo possiamo fare come persone fisiche, sia io che Andrea, possiamo lavorare come guide, ma l'associazione è a disposizione solo dei propri soci e risponde della qualità delle sue iniziative solo ai soci. Ecco, quindi... E per quanto riguarda le escursioni, vedo che alcuni richiedono un livello di preparazione, attrezzatura. Sono veramente poche. Allora, le nostre escursioni sono al 99% per tutti, nel senso che non richiedono un allenamento particolare, sono cose che possono fare tutti, a meno che non abbiano, diciamo, dei problemi gravi a livello motorio, altrimenti sono estremamente fattibili. Forse questa è una anche delle carte vincenti, nel senso che uno si può avvicinare al cammino, magari iniziando con noi e poi appassionandosi e facendo cose anche più impegnative a livello tecnico. Guarda, ce ne saranno solo due o tre in cui scriviamo, però lo indichiamo sempre, questa escursione richiede una buona preparazione fisica, ecco, comunque viene sempre indicato e a livello di informazioni viene appunto poi consigliato l'abbigliamento. Ecco, l'unica cosa su cui insistiamo sempre, perché è bene prendere questa abitudine anche se si cammina in collina, non siamo in alta montagna, di utilizzare delle scarpe idonee. Perché, ecco, la scarpa, guarda, puoi venire vestito come vuoi, non c'è bisogno che ti metti tutto tecnico, puoi venire con un paio di jeans o una maglietta qualsiasi, ma le scarpe sono la cosa importantissima. Esatto, anche perché insomma camminare comodi è la condizio sine qua non per godersi anche la giornata, perché se poi insomma ti fai male. Esatto, devono essere delle scarpe possibilmente antiscivolo, così siamo tutti più tranquilli. Certo non facciamo cose scoscese, però insomma è sempre meglio camminare in sicurezza, ecco questo. Vedo che chiedono se fate eventi vicino a Broni. Andrea ha già risposto, vicino a Broni Val Versa. Sì, allora noi guarda, abbiamo iniziato a collaborare con alcuni produttori della Val Versa, diciamo, da un paio d'anni fa. Come diceva appunto Andrea, proprio perché noi lavoriamo per i nostri soci e quindi è nostro interesse proprio nel tentativo di soddisfare appunto le richieste dei nostri associati, di offrire sempre luoghi diversi, per cui alterniamo le valli, facciamo Valle Versa, abbiamo iniziato anche a fare cose in Valtidone, quindi a Zavattarello, poi Non facciamo. ricordo, siete venuti anche a Fortunago? Sì, Fortunago l'abbiamo fatta per tanti anni. L'abbiamo fatta, facevamo in abbinamento Fortunago e Stefanago. Quest'anno abbiamo fatto una cosa solo su Fortunago. No, abbiamo anche una buona collaborazione con la Proloco che ci ha gentilmente invitato ad organizzare qualcosa con loro. C'è stato proprio quest'estate una bella uscita proprio su Fortunago. Guarda, non penso ci siano ancora posti che non abbiamo toccato. Ci manca l'altissima valle, la Monte parte Pico più. l'avete fatto? Oh, si è bloccato tutto. Si è bloccato perché avevo una telefonata in arrivo sotto. Ah. Allora, Monte Pico non l'abbiamo fatto, però sarà uno dei prossimi luoghi che visiteremo, proprio perché da qualche anno è iniziato questo scavo molto importante che Esatto. vuole appunto riscoprire il sito, cioè sta riscoprendo
il sito dell'antico castello. Ne abbiamo sempre parlato, ma senza portare mai le persone a vederlo, perché cioè, ci vuole noi cerchiamo sempre di far vedere qualcosa di tangibile, perché è bello parlare di storia, però se c'è anche qualcosa da vedere, esatto. Per Montepicco non vedo l'ora, sia io che mia mamma vogliamo venire. Certamente, guarda, organizzeremo qualcosa appena possibile, anche noi siamo un po' in stand-by, anche con la bella iniziativa appunto del 25, ci siamo parlati, perché insomma vedendo come si mettevano le cose abbiamo capito che praticamente sarà impossibile proporre questa cosa nella data prevista. Il Palio dell'Agnolotto è già stato annullato, ma anche il nostro wine trekking lo sarà, perché comunque sono attività di gruppo dove è impossibile evitare appunto di stare insieme. E parlando con il consorzio, cioè, se è possibile lo proporremo prima della vendemmia, altrimenti andremo all'anno prossimo, oppure all'autunno inoltrato. È comunque un percorso bellissimo, una zona veramente interna, quindi poco conosciuta, ma è veramente interessante perché ha queste bellissime ville storiche che sono legate alla storia del nostro vino, per cui è proprio possibile, parlando del prodotto tipico, far vedere anche cose. Infatti, tra gli eventi, mentre guardavo, c'era anche la villa di Santa Giulietta, il castello. Sì, allora, la Villa Isimbardi è una cosa che non siamo riusciti a vedere ancora, nemmeno noi, perché negli anni scorsi non era mai stata aperta. Da qualche anno la Proloquo di Santa Giulietta ha ottenuto delle aperture straordinarie e contiamo anche noi di proporla quando riusciremo appunto a riprogrammare questo giro che si chiama Travino e Castelli, che ormai è un nostro cavallo di battaglia di aprile, in cui tocchiamo appunto tutte le dimore storiche del crinale di Santa Giulietta, che è molto, molto bello, molto panoramico, è questo crinale tra Mornico, Santa Giulietta e Montalto Pavese, che vale veramente la pena di vedere, che pochi arrivano a conoscere, a meno che non siano del posto. Esatto, perché... ma nemmeno del posto, perché io con Narrando Oltre Po ho cominciato a scoprire un sacco di cose che non conoscevo, e io sono nata qui, quindi dovrebbero imparare a scoprirle non solo chi magari viene da Milano, Piacenza, sì, da posti più lontani, ma anche proprio noi che abitiamo qua. In modo da capire concretamente il valore che abbiamo. Certo, ma guarda, anche noi stessi stiamo scoprendo, facendo questo, tra virgolette, lavoro, stiamo scoprendo degli angoli che nemmeno noi conoscevamo. A volte le idee ci vengono leggendo riviste o libri di storia o parlando con qualche produttore o persona del posto, che conosce veramente dei posti segreti grazie alla sua infanzia o cose del genere, e su cui ha questo sogno di costruire qualcosa, ma magari non ha le competenze, il tempo o la capacità di mettere in rete più cose per organizzare un giro. Per cui anche noi stiamo veramente scoprendo tante cose, ma grazie alle persone del posto, anche perché io sono passato la mia infanzia a Montalto, per cui conosco quella zona, adesso abito a Salice, cioè esploriamo le zone a noi più conosciute, però ad esempio ci sono zone dei Colli Tortonesi estremamente belle o zone dell'Alto Oltrepò che nemmeno noi conosciamo. E noi cerchiamo, quando qualcuno ci dice ma guarda c'è questa cosa, vieni a vederla, allora si va e insieme a queste persone si scoprono queste cose, quindi anche per noi è un cammino di scoperta, no? Di curiosità. Noi siamo di qua. C'è molto entusiasmo e quindi lo trasmettete anche. Sì, sì, veramente. Cioè, noi pensiamo di essere fortunati ad essere di qua e ad abitare di qua. Magari chi ci guarda da fuori non è della stessa opinione. Infatti riflettevo in questo periodo di quarantena quanto... in fondo siamo un po' sempre in quarantena noi, no? Viviamo nel nostro... In effetti! Cioè, non è che è stato poi così sconvolgente per noi, ecco, rimanere un po'... Vabbè,
gli amici mancano, però sì, cavoli, ti guardi intorno e sei in un posto bellissimo, infatti non mi sento proprio... Infatti io non vedo l'ora che si possa ritornare a un minimo di normalità per continuare ad andare un po' all'esplorazione. Eh sì, questo sì, questo manca. Fare fotografie e scoprire magari quei posti in cui non sono mai stata. E questo effettivamente manca, come mancano appunto anche gli eventi. È un po' vuoto, no? Si sente la mancanza. Questo sì, questo sì. Ecco, sì, è un territorio che va ancora spinto perché, vabbè, magari ci conoscono i milanesi, i pavesi, eccetera, però se vai un po' più in là, no, diciamo, è un punto d'orgoglio che ogni tanto ci contattano delle aziende, delle persone da molto lontano. Ad esempio ci ha contattato un produttore, adesso non mi ricordo, perché aveva parlato con Andrea, mi sembra fosse del Friuli o del Veneto, diceva, ma non è che potete venire anche qua? Cioè, sono regioni che insomma già fanno tanto da me a organizzare una cosa del genere. E ci chiamavano spesso anche dalla zona di Roma, perché condividiamo un luogo, cioè ha lo stesso nome, Nazzano c'è sia qua che vicino a Roma, no? Per cui ci contattavano delle persone convinte che organizzassimo qualcosa lì, dicono, ah, ma è un percorso bellissimo, ma non fate niente fuori dal vostro territorio. E no, perché il nostro plus è proprio di essere di qua e di conoscere il nostro territorio e di continuare a studiare e a cercare di conoscerlo, ecco. Non saremmo pesci fuori d'acqua altrove. Allora, ti chiedono se fate qualcosa alla Fornace di Massinigo. Allora, Fornace di Massinigo ci stiamo pensando, perché vabbè, fa parte di quelle aree, ti dicevo un po', dell'Alta Valle Stafora, che ancora non stiamo coprendo. Però faremo sicuramente qualcosa anche da quelle parti. Perché io avevo provato a visitarla, sì, ma non sembra così semplice come cosa. Ma perché è una di quelle cose che o hai un gruppetto, o altrimenti, cioè, non c'è un ente, un'associazione che gestisce le visite in pianta stabile, esatto. Quindi bisogna per forza organizzarsi in gruppetti in modo da rendere questa cosa possibile. Cioè, i recapiti ci sono, però non so. Ti chiedo qualcosa. Avete in mente di organizzare ancora con il Castello di Oramala? Sì, allora, il Castello di Oramala è ufficialmente chiuso perché, vabbè, insomma, non è più stata rinnovata la convenzione con Spino Fiorito, però occasionalmente, appunto, avendo un gruppo, chiedendo il permesso, contattando il proprietario, anche se è molto anziano, grazie all'aiuto di amici suoi, si riesce ancora a vederlo, tant'è che l'avevamo programmato in quell'escursione del 3 maggio dedicata, esatto, alla storia del salame di Varzi, che facciamo da molti anni, e proprio iniziamo a parlare della storia di questo prodotto partendo proprio da Oramala, perché è legata ai Malaspina e la ricetta del salame, o perlomeno la sua diciamo messa a punto in chiave moderna, come lo conosciamo noi, è proprio legata al periodo medievale, per cui era in programma di visitarlo. E quest'anno l'abbiamo già visitato una volta in occasione all'inizio anno, in abbinamento alla festa di Sant'Antonio Abate all'eremo di Sant'Alberto. Avevamo fatto quell'uscita lì, e devo dire che, insomma, il dottor Panigazzi è sempre molto disponibile. E appunto adesso non viene più lui, perché insomma è piuttosto anziano, oppure viene, ma sempre accompagnato da qualcuno, però certo, gentilmente finora ce l'hanno fatto vedere. Adesso spero che non sia un'altra struttura che speriamo se ne va. Speriamo di sì, perché così mi unisco anch'io questa volta. Certo. Ti chiedono, Pieve di San Zaccaria? Allora, Pieve di San Zaccaria l'abbiamo visitata per tanti anni, e, diciamo, abbinandola
alla festa della castagna e del marrone di Fiusani, che per la prima volta quest'anno non si è fatta. Non si è fatta, vero, perché è saltata. Esatto, è saltata perché questa festa è organizzata da molti anni da un'associazione, si chiamano Amici di Fiusani, ma sono anche amici tra di loro. E quest'anno ci sono stati problemi, penso, personali di uno di loro, e quindi anche gli altri non se la sono sentita di organizzare questa cosa, che è molto molto bella perché anima questa piccola frazione che altrimenti, insomma, è un po' morta perché era abitata, sì. Giusto da... E quindi si partiva con la visita della Pieve di San Zaccaria, e si andava poi a visitare appunto il borgo di Chiusani, partendo da Rocca Susella a piedi, perché c'è un legame, insomma, San Zaccaria è più legato alla Segale, veramente. Infatti vorremmo riproporla, ma legata al prodotto Segale, perché San Zaccaria... Quindi con i grani antichi. Esatto, San Zaccaria... Esatto. Perché San Zaccaria prende proprio il nome dialettale di Montesegale, che era Segalaria, Sgaria, San Zaccaria. Sono andati a cercarsi il santo che rappresentasse il loro prodotto, e quindi c'è questo legame. E niente, perché comunque Chiusani, noi speriamo che la prossimo anno si faccia, perché... Speriamo di sì. Sì. Dobbiamo sperare un sacco di cose. Davvero, davvero. Però dai, insomma, le cose poi si risolveranno. Chiaramente dobbiamo essere tutti pazienti. D'altronde ci è arrivata questa cosa addosso, che insomma era difficile immaginarsi una cosa del genere. Però assolutamente. Cioè, già per fortuna adesso, insomma, si vede, grazie a tutto questo sacrificio, un po' di luce. Perlomeno gli ospedali non sono più oberati come prima, per cui si spera che pian piano, insomma, si trovino poi anche le cure, comunque si esca dall'emergenza, e poi soprattutto una cosa importante è trovare una via praticabile per ricominciare in sicurezza. Esattamente. È quella che vivere nella paura, nel dubbio, ti esatto. Porta a evitare certe cose. Esatto, esatto. E per cui se le eviti non le puoi fare. Esatto, esatto. Perché l'ingrediente principale di una bella giornata all'aperto, in gruppo, è proprio il fatto di poter stare tranquilli. Esatto. Se uno non può stare tranquillo, non gli viene neanche voglia di uscire, di fare. Ti chiedono Montu Beccaria. Allora, a Montubeccaria c'è una bellissima cantina che conosciamo bene e che abbiamo già visitato. Anche lì è abbastanza difficile organizzare un giro, perché a Montubeccaria, per chi la conosce, è su un monte molto scosceso, per cui è comodo fare il perimetro, ma bisogna stare attenti a non scendere troppo, esatto. Perché poi è difficile risalire. Però anche lì possiamo pensare a un sabato sera, perché i nostri eventi del sabato sera o del venerdì sera sono sempre eventi in cui la parte escursionistica è più limitata per questioni di tempo. Perché, quindi sarebbe sera... il tardo pomeriggio fino a ora di cena. Esatto, sarebbe un tardo pomeriggio, diciamo 6:30, fin verso le 8:00, 8:30. Comprendendo anche la visita a cantina, eccetera. Cioè, il castello di Montubeccaria è la sede della cantina adesso non mi viene il nome, sono emozionata. comunque è bellissimo, è un posto molto bello dove organizzare una serata. Siamo già andate a vederla, abbiamo già preso contatti anche con i produttori, però alla fine i sabati sera se ne vanno in fretta, e ogni anno diciamo abbiamo messo la cantina, però insomma quest'anno vedremo di... Secondo me quando si potrà dovrete farli, perché penso che sia anche un format che può attirare anche i giovani. Sì, sì, infatti i sabato sera sono sere dove la percentuale di persone di età compresa, cioè diciamo dai 25 ai 30-35, è preminente. Bello. Ecco.
sono serate appunto dove la presenza dei giovani è molto più sostenuta che in altre cose, diciamo, più didattiche, eccetera. No, sabato sera è... E quindi pensavamo di fare anche venerdì, bisogna vedere se si può ricominciare in stagione estiva o quando fa ancora caldo, ecco. Speriamo assolutamente. Speriamo, dai. Allora, niente, adesso dai. Purtroppo tra poco si interrompe la diretta perché sì. Dura al massimo un'ora, perciò dobbiamo salutarci e salutare chi ci ha ascoltati. Sono stati molti, devo dire. Ringraziamo tutti, infatti, il fatto che, insomma, ci fa piacere che ci siano persone che vi seguono, chiaramente anche ho visto i nomi di molti nostri associati, quindi ci fa piacere che, insomma, siamo rimasti un po' nel cuore anche loro, perché ogni tanto scriviamo senza più notizie da comunicare, ma solo per sapere se stanno bene, cosa combinano, perché comunque alla fine... Ci si crea un'amicizia. Certo. Va bene, dai. Allora, grazie davvero. Grazie di questo spazio, grazie a te. Dai, e speriamo di poter partecipare al più presto. Certo. Per conoscerci di persona, soprattutto. Dai, va bene. Grazie ciao, ancora. Ciao a tutti. E ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.